Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione da parte di Sisires il nuovo Sensei 310 che insieme al fratello maggiore Rival 310 aggiornano un po' la lineup dei MOS da gaming del brand danese. Il Sensei è da più di 7 anni o più che non veniva aggiornato da parte di Sisires. L'ultimo modello è lo Sisires Rival RAW o la versione normale dotata di sensore laser, mentre il nuovissimo Sensei 310 che oggi andremo ad unboxare è dotato di un sensore TrueMove 3 che sarebbe alla fine un PixArt PMW3360 customizzato dalla SteelSeries. Ovviamente questo sensore, ovvero il PMW3360, l'unico altro modello presente a catalogo di SteelSeries ad adottarlo era il Rival 700, attualmente ancora in commercio e che abbiamo recensito qualche mese fa. Partendo dalla confezione possiamo osservare la classica grafica rinnovata dei prodotti della SteelSeries, sulla quale troviamo le immagini del prodotto sia nella parte frontale sia nel retro della confezione sia ai lati, più ulteriori informazioni sempre nel lato anteriore e in quello posteriore. All'interno della confezione troveremo semplicemente un manuale di istruzioni e il mouse stesso, lo SteelSeries Sensei 310. Come possiamo vedere, il design rimane per certi aspetti invariato rispetto alla versione classica ed originale del Sensei. Abbiamo una colorazione completamente nera, precisamente un matte black. Possiamo osservare le dimensioni abbastanza compatte del mouse. È un mouse simmetrico ambidestro, quindi troviamo i tasti laterali sia nel lato sinistro che in quello di destra, ovviamente lo stesso design in ambo i lati. Partendo dal dorso troviamo il logo della SteelSeries che verrà retroilluminato dal sistema Prisma. A seguire troviamo il classico singolo tasto per lo switch dei due profili DPI che potremo impostare tramite il software di gestione SteelSeries Engine. A seguire troviamo la classica rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento classico in gomma. E infine due classici tasti principali dotati di switch Omron e come possiamo vedere il design non è unito, ma è praticamente i due tasti sono praticamente divisi da un leggero spazio. Ciò renderà sicuramente i click molto più precisi e non andrà a interferire eventualmente con quello di destra o con quello di sinistra. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare il nuovo design scelto da SteelSeries per il Sensei 310, a differenza del precedente modello, comunque del modello originale, SteelSeries ha introdotto la classica superficie gommata per migliorare il grip sul mouse stesso. Presenti due classici tasti laterali con un buon feedback e un buon click. Come possiamo osservare, le dimensioni del SteelSeries Sensei 310 rendono la presa ideale una fingertip o una claw grip. Nel lato di destra possiamo osservare il medesimo design di quello di sinistra, come abbiamo già detto, essendo un mouse simmetrico. Posizionandolo nella parte frontale possiamo osservare meglio il design. Ci spostiamo infine nel lato inferiore dove troviamo un mouse fit singolo nella parte superiore, due divisi nella parte inferiore di più piccole dimensioni. Il logo della SteelSeries, un adesivo e nella parte centrale il sensore, un TrueMove 3 che come abbiamo detto è un PixArt PMW3360 customizzato da SteelSeries con DPI massimi 12.000. Questo ci permetterà ovviamente di avere le prestazioni migliori in gioco. Ovviamente è un mouse dotato di no, non dotato di accelerazione, quindi avremo un movimento 1 a 1 e ciò ci permetterà appunto di avere sempre massime prestazioni nei giochi FPS in primis. Abbiamo infine un classico cavo gommato, rivestito di gomma, e il connettore non è USB, non è placca d'oro, ma classico. Ovviamente, come dicevamo, è dotato di una retroilluminazione RGB grazie al sistema SteelSeries Prisma che potremo gestire tramite il software di gestione. Questo interesserà il logo presente nel dorso e la rotellina nella parte avanzata. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta che come sempre trovate giù in descrizione, dove troverete ulteriori immagini
del prodotto, i nostri test, le nostre impressioni e tutto ciò che riguarda il prodotto in sé. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.